Salve a tutti amici YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi ritorno con un video recensione. Non è un film, ma è una serie TV. Parte domani, parte mercoledì 17 ottobre 2018, ma io ho già avuto la possibilità di guardare la prima puntata. È la seconda stagione di Rocco Schiavone, il commissario di polizia interpretato da Marco Giallini. Abbastanza contestato all'inizio della prima stagione. Io ho visto la prima puntata in anteprima sul sito della Rai Play, e se volete, fino a domani lo trovate sul sito di Rai Play. Basta accedere, se non siete registrati con le credenziali di una registrazione Facebook o Google, dove eravamo rimasti. Ricordate che nella prima stagione la storia si concludeva con l'omicidio della fidanzata del migliore amico di Rocco Schiavone. Un omicidio avvenuto perché un killer proveniente dal passato di Rocco Schiavone voleva ucciderlo. La fidanzata del migliore amico di Rocco Schiavone era lì per caso. E purtroppo è stata lei vittima di questo omicidio. E la seconda stagione riprende proprio da dove ci avevamo lasciati. Rocco Schiavone viene convocato dai suoi superiori che vogliono avere delucidazioni in merito al suo passato, quale può essere una potenziale pista che possa portare ai killer della fidanzata del suo migliore amico. E da quel momento in poi si fa un viaggio nel passato, si torna a 11 anni prima, nel 2007, quando Rocco Schiavone era ancora di servizio a Roma, quando era ancora viva la moglie, non era stata uccisa, e si vede tutto quanto, si comincia a vedere il percorso di quello che poi è Rocco Schiavone che abbiamo conosciuto nella prima stagione. Un poliziotto non facile, un poliziotto potremmo dire un po' ruvido, un poliziotto che è un po' stile anni 70, poliziesco degli anni 70 americani, e che non vorremmo come nemico se stessimo dalla parte sbagliata della legge, ma che vorremmo molto come alleato per una giustizia, diciamo, un po' più rapida, d'accordo? Per rapida intendo che Rocco Schiavone non è una persona che aspetta tanto i mandati, le autorizzazioni a procedere, segue molto il suo istinto ed è uno di quei poliziotti che se può girare senza la pistola è molto meglio, e quindi utilizza più queste. E un voto complessivo alla prima puntata della seconda stagione è di 4 stelle su 5. A me è piaciuto, mi è piaciuta già la prima serie. Come ho detto, un personaggio un po' controverso, quello del commissario Rocco Schiavone. Però è una serie da vedere, perché siamo sempre abituati a poliziotti politically correct. Le cronache sono piene anche di storie di poliziotti che non sono politically correct. Rocco Schiavone non è né l'uno né l'altro, forse. Non è politically correct, ma è giusto nel mezzo. Non è un bastardo totalmente, ma non è neanche uno stinco di santo. Quindi è nel mezzo per una visione della polizia che sbaglia, ma che allo stesso tempo è pronta al servizio del cittadino e della giustizia. D'accordo? Io vi ringrazio per aver visto questo video molto spontaneo. Non ho la possibilità di fare
un montaggio, quindi tutto quanto è spontaneo, non c'è la sigla, non c'è la musica di sottofondo che hai imparato a conoscere in questi ultimi video. Io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, attivare le notifiche e se volete lasciare un commento. Se avete visto in anteprima con me la prima puntata della seconda stagione di Rocco Schiavone, vi invito a lasciare un commento e a dirmi la vostra. Io vi ringrazio e buona visione, ci vediamo alla prossima puntata di recensioni e oggi è uscita una discreta giornata di sole. Ricordiamoci che è sempre il 16 ottobre. Un saluto e alla prossima!